A Voltor, mo ti stacco le ali. A Voltor, io invecchiato, te spezzo. Oh, si è incazzato. Quelli che caleranno il sipario siete voi. Sulla pista giusta, devo rintracciare Otto e scoprire cosa ha in mente. Spider, sei qui per aiutarci? Mi sembravate in difficoltà. Non immagini quanto. Mai visto niente di simile a questo respiro del diavolo. La scientifica sta impazzendo. Secondo i TG è qui che Otto ha rilasciato il respiro del diavolo. Se solo avesse lasciato una traccia. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Con voi Vincent, dobbiamo rintracciare Octopus, vabbè. Una sequenza con adenosina e tiamina, promettente. Dobbiamo fare di nuovo questo, quindi. Vediamo, questo sicuramente va qui. Questo va qui. Questo qua, penso. CPF-1 modificata dalla Oscorp. È il respiro del diavolo. Devo solo seguire il vettore di dispersione. Segue varie direzioni. Devo trovare quella giusta. Due direzioni, eh sì. Però per farla complicata. Da dove andiamo? Boh, vabbè. Andiamo da qui. Non so se questa sarà la via giusta, però. Boh, proviamo a vedere. Non è caso. Non di qua. Meglio seguire una scia diversa. Che fortuna, guarda, ho beccato proprio la scia che portava da nessuna parte. Perché poi all'improvviso si ferma. Cioè, veramente. Ah, girato. Non sai. La traccia conduce a quell'edificio. Vabbè. Eh? A quale edificio porta? Mannaggia la miseria. Ah, quello devo da dove salire. Stava salendo. Ma puoi salire di nuovo, per favore? Ok. E mo? Ah, bisogna salire là sopra. Ho fatto tutta la camminata. Ma va, dove se n'è andato? Aiuto che non riesco ad andare qui. Ok. La traccia conduce a quei condotti. Che ci faceva Otto qui? Deve esserci una porta o un qualsiasi altro accesso. Aspetta, fammi vedere sta cosa. Che atmosfera tetra. Vabbè. Tetra è una parola giusta. Anche perché non ci vedo un cavolo, giuro. Cioè, vedo poco e niente. Scansionare l'ambiente. Oh, finalmente. La fase operativa di Otto. Il caos dell'evasione di massa avrebbe garantito una copertura perfetta. Pure. Non mi capace. Ma queste sono le maschere dei demoni. Insieme alla spada. Maledetta quelle spade. Cos'è qua? Chi è Spider-Man? Chi gliene frega a lui? Il suo volto mi perseguita. Sorride alle telecamere, incassa ogni genere di riconoscimento e nel frattempo continua a tenermi al suo gioco. Perché nessuno si accorge di quanto sia egoista, irresponsabile, malvagio? Se solo riuscissi a mostrare al mondo il vero Norman, l'uomo nascosto dietro la maschera. Bene. Proprio parole Otto belle. È la caccia di vulnerabilità nelle tecnologie Sable. Fantastico. Poi c'è anche la Sable, in effetti. Buon vecchio Rhino, il mio secondo russo preferito. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Pazzoidon de Pazzoidoni. Ma qual è lui o cosa? Boh, sembra lui. Sembra come se hanno analizzato un po' tutti i nemici. Ah, sicuramente questo sarà stato. Sicuramente. Quando Octopus ha recuperato i loro costumi, insomma, dei vari nemici. Electro, letteralmente un cavo scoperto. Otto ha registrato dei messaggi per i suoi complici. Max, la prima volta che hai voluto confidarmi il tuo sogno ho pensato che fossi pazzo. Energia pura. Esaminando meglio il problema, tuttavia, ho scoperto un metodo attraverso il quale entrambi potremmo soddisfare le nostre ambizioni. Conclusa la missione, ti assicuro, diventerai energia pura. O qualcosa di molto simile.
E infatti, lui ha lavorato a tutti i progetti di tutti i nemici. Questa cos'è? Come Electro, Scorpion. Otto deve aver usato questa mappa, ma non vedo note. Ci sarà qualcosa che mi sfugge. Adrian, quale perfida ironia che le tue magnifiche ali siano state la causa del tuo deterioramento fisico. Per fortuna, ora sei al mio servizio. Conclusa l'operazione, il trattamento che ho sviluppato curerà il tuo male. Non è ancora giunto il momento di abbandonare le tue spoglie mortali. Eh sì, perché lui in effetti, in questo Spider-Man, è invecchiato. Diciamo che è più vecchio a differenza degli altri, oppure dei fumetti. E infatti aveva qualche problema con la spina dorsale, se non sbaglio. Mi pare proprio di sì. Alexi, ho seguito la tua carriera con estremo interesse. Il mondo ti considera uno sciocco privo di intelletto, ma io vedo in te un guerriero con l'animo da poeta. So quanto desideri liberarti del costume che ti imprigiona. Aiutami a raggiungere il mio obiettivo e avrai finalmente la libertà. Questo invece? Ho sviluppato un agente corrosivo per liberare Rhino dal suo costume. Un'agenzia governativa ci aveva provato per anni. A Otto è servito solo qualche giorno. Non mi accade spesso di doverlo ammettere, Gargan, ma affrancarti dei tuoi debiti di gioco è stata una sfida più impegnativa del previsto. I tuoi creditori sono individui piuttosto esigenti. Completato il lavoro alle riserve, tuttavia, le tue ambasce finanziarie saranno risolte. Otto Octavius sa essere molto persuasivo. Molto, proprio nel senso di molto, molto persuasivo. Cioè, no, un poco. Una lampada UV. Ah, non succede niente. Devo accendere quella lampada. Ok, da quella parte. Accendiamo. Notazioni nascoste. Otto ha inviato i criminali a distruggere. Ma che è? Come a quella. Oscorp in città. Vuole abbattere l'impero di Norman un pezzo alla volta. Come quello della scientifica, in pratica. Otto è mosso dalla rabbia. L'interfaccia neurale non fa che esacerbarla, ma il suo odio è sincero. Distruggerebbe l'intera città per ferire Norman. Oh, Martin. Quando ho scoperto che eri tu il responsabile degli attacchi a Osborne, ho provato una sorta di attonita tristezza. Poi, con l'evolversi degli eventi, ho iniziato a provare rispetto. Hai attuato con coraggio quanto io avevo solo sognato, Martin, senza mai esitare. Mi onora poter percorrere al tuo fianco questo cammino verso il trionfo della giustizia. E in pratica lui, quando ha visto l'attacco contro Osborne di Martin, cioè è come se da quel momento ha ammirato il suo, diciamo, il suo gesto, ciò che lui avrebbe voluto fare da tempo, e quindi ha scelto di aiutarlo, di stare a suo fianco. Il problema è che starà a fianco. Che altro c'è? Non so che altro c'è da esaminare, boh. Scorpion sta aiutando Otto in cambio di un nuovo inizio. Un aiuto a ripulirsi la fedina penale e i debiti di gioco. L'ultima fase dell'operazione prevede un assalto frontale alla Oscorp e allo stesso Norman. Scorpion intende avvelenare le riserve idriche cittadine, anch'esse proprietà Oscorp. Rhino deve occuparsi delle risorse Oscorp sulla costa. Ma qual è il primo bersaglio? E perché? Electro saboterà le centrali elettriche. Ovviamente. Cosa ci fa Vulture a Times Square? Devo tenere gli occhi aperti. Lì sta cercando l'antidoto per il respiro del diavolo, usando questo Icarus. Icarus. Trovato. Ciao, Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono... Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa? Vuoi uno strappo? Octavius è stata una ventata di aria fresca! Sì, quell'uomo è un vero genio! MJ! Peter! Va tutto bene, che succede? È solo il traffico! Ascolta, lì punta all'antidoto!
Dobbiamo trovare il laboratorio del respiro del diavolo prima di lui. D'accordo. Esamino tutti i permessi e visti. Se esistono tracce del laboratorio, le troverò. Grandioso! Ok. MJ, ci sentiamo? È andata male? L'ho sfiancato! Passiamo al piano B! Però è strano che vogliono addirittura... Oh, cavolo! Le cose con la... insomma... quello dei cittadini, come caspita la vada? Madonna, non so. Un'altra volta, dai un bacio, no, lascia perdere. Ma che stai dicendo? Ah, ok, ho capito. Per stordire Electro devo utilizzare il lanciaragnate. Attenzione. Ok. No, inizialmente non l'avevo capito, eh. Ok, via. Voltor, dov'è che sta? A Napoli? Svolazzato via come un... un avvoltoio, appunto. Dove stai? Non te vedo. Deve essere quello. No, giuro che non lo vedo. Aia. No. Oh, chi è? Veramente. Oh, ma quello è Voltor. C'entra un cavolo. Cioè, non è che non c'entra un cavolo, è che... ah, prurito a naso, proprio in questi momenti. Ah, ho capito. E a quanto pare ha capito anche lui ciò che volevo fare, eh. No, è inutile. Proprio, cioè, in questi momenti, però... Oh. E vabbè, ma tu proprio ci vai a schiantare sopra. La peppa. Ok, devo assolutamente... oh! Attenzione! No, da là. Ok, attenzione. Oh! Madonna. Pensavo di morire. Oh, Adriana! Sono io, Spider-Man! Che diavolo vai urlando? Adriana! E c'è quello del... Colt? Pensavo che il nostro fosse un rapporto basato sulla stima reciproca. Mi spezzi il cuore! Ah, Voltor! Te ne vieni qui! Ah! Come mi è passato? Oh! Ok! Gran bella mossa. No, ti dico davvero. Spider-Man! Ti spiezzo in due! L'hai capito! Hai capito la battuta! Sono così felice che potrei smettere di combattere! Quasi! Sarò sincero, preferivo quando agivate da soli! No! E perché vuoi? Dai! Ho mancato! Mo te becco io. Te spezzo. Ma perché io faccio triangolo e lui non fa niente? Beccati questo. Ma oh, adesso bene. Oh. Oh, ok, non sarebbe il caso di avvicinarsi a Electro perché farà un male cane. Sì. Fortunato un cavolo. No, non sto sparando a Napoli. Oh, mancato. Oh. Vieni qui, ramollito. Ah. Devo riprendere fiato. Pensaci tu, no problem, lo dice a qualcun altro. Oh, ok, mi stava fregando di brutto, devo dire. Ok, Electro, tocca a te. Te spezzo le gambe. Te spezzo. Altro che fa pure le battute fa. Wow. Ah, di nuovo. E allora vi siete proprio fissati. Oh, si è incazzato. Yeah!
non ha nessuna possibilità. Qua sembrava lo scontro contro, cioè, Goku contro Vegeta. Ah! No, io... Non per fare il pessimista, ma secondo me voi due non avete il polso della situazione. Appunto, è quello che... Oh! Did you? Ok. Non sto per beccare... Becca di questo. Avvoltoio invecchiato. Fai pure schifo. Oh! Avanti il prossimo. Quante volte abbiamo già recitato questa scena? Una decina? Due decine? Ti faccio matematica. Una di troppo, ma stasera calerà il sipario. Sì, come no. Quelli che caleranno il sipario siete voi. Oh! Ma dai, ma... Oh, le fiamme! Non dove vai? Attenzione! Oh, beccati questo! Non lo so! Tu svolazzi come un dannato! Oh! Mi è passato pure da dietro! Beccati questo! Non ti faccio vedere io! Come no... Mo ti stacco le ali, Le stacco. No, sto combattendo benissimo, cioè non me ne sarei mai aspettato. A parte perché loro sono in due, quello che sta fregato so io. Che succede? Electro si è scaricato. Ah, Spider-Man, suppongo. Se davvero avessi a cuore questa città, amico mio, mi aiuteresti a smascherare quel furfante di Osborn. Massacrando degli innocenti. Avrei riparato i danni. Sei malato. Ti serve aiuto. Ho tutto l'aiuto che mi serve. E non ci fermeremo prima che Norman abbia quello che merita. È inutile, non vuole ascoltare. Da un orecchio entra e dall'altro esce. È inutile, proprio la rabbia gli ha dato la testa. Devo riprendere fiato. Accidenti. Ok ragazzi, ragazzi, messa a terra. Livello 33. Vulture e Electro sono KO. Ne restano 4. Ho visto. Ho anche notato l'esplosione di un tetto a Times Square. I due eventi sono correlati? Non ti sfugge nulla. Rientrava nel piano di Octavius. Usa i supercriminali per danneggiare la Oscorp. Vulture e Electro hanno colpito le centrali elettriche. Scorpion punta all'acquedotto. Ignoro l'obiettivo, ecco, di Ryan. Ecco l'acquedotto, Ira. Non mi veniva. Sarà sufficiente per iniziare. Immagino seguirai Scorpion. Sì. La città è già in ginocchio. Senza acqua potabile non ci sarebbe via di scampo. Ti chiamo appena ho novità. Sembrerebbe un piano. È un piano. Nient'altro. Abbiamo fermato Voltor e Scorpion, no. Ed Electro. Quindi adesso mancherebbe appunto. Mancherebbero da fermare Scorpion. E l'anima di questi qui che me sparano. Stavo per chiederlo io. Sì, tutto bene, ma tu e May siete nell'occhio del ciclone. C'è molto da lavorare, ma è per una giusta causa. E preferisco rendermi un... Che è successo? Si era buggato. Sì, certo. Mi raccomando, ricorda le protezioni, mascherina e guanti. Stacca la spina ogni tanto e doppio turno di riposo per me. Cominciano a prenderci una pausa è un'impresa titanica, ma farò il possibile. Grazie, Miles. Saluta May e sii prudente. Rimangono da fermare Rhino e Scorpion. Che Scorpion è quello che mi preoccupa di più, a dire la verità. Ma vabbè, anche questi mi preoccupano però, se continuano a spararmi, mo le ammazzo io con le mie mani. Noi intanto ci vediamo con la prossima puntata. Spero che questa vi sia piaciuta. La prossima sarà questa qui. Che... Ma dove stiamo? Ah, Central Park abbiamo detto. Mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Voi se non mi sparate non siete contenti. E qui
ci sono pericoli in vista. No, ma dai. Oh, ecco, adesso sì che siamo fregati. No, proprio, e che c'hanno? Una mira spettacolare. L'avessi io con la mira sarei un fenomeno. È inutile dire che ci hanno scoperti. E anche abbastanza. Oh, compari, e dai. Ma non avete proprio niente da fare voi, eh? Eh? Che è quella roba? Spoiler! Questa gita si conclude a Riker! Madonna, me li sono beccati proprio... Giusto, giù... No! Ci si vede? Mi sono trovato fortunato. Ok, allora stavo per sbagliare. Ditemi voi. Voi andate a finire male. Togli quelle armi. Non fanno per te. Uè, dove pensi di scappare? Ok, giustizia è stata fatta, almeno questa qui. Bella ragazzi.